Il carpooling, la condivisione dell'automobile su un determinato percorso è un'attività sempre più diffusa. Fa risparmiare tempo e denaro e al tempo stesso ridurre le emissioni di anidride carbonica. Lo sanno bene gli inventori di JoJob, servizio per le aziende, nato nel 2011 a Torino e ora disponibile nelle principali città italiane. Gerardo Albertengo ne è il fondatore. È una mobilità sicuramente sostenibile e molto efficiente che risponde alle esigenze del lavoratore, cioè tempi stretti e percorsi ben definiti. Il primo passo è iscriversi sul portale jojob.it, si inseriscono i propri dati e il percorso casa lavoro. Su una mappa compaiono altri utenti con i quali si può condividere l'auto sullo stesso percorso risparmiando sui costi e anche le aziende o gruppi di aziende vicine che promuovono il servizio tra i propri dipendenti anche con benefit o incentivi ne ricevono in cambio un vantaggio. Le aziende attraverso Job offrono ai dipendenti un'alternativa di trasporto, innanzitutto, quindi rendono eh, l'azienda molto più raggiungibile, eh, riducono il numero di assenze e riducono lo stress del dipendente. Oltretutto, poi, beneficiano dei dati. Ambientali che ne derivano dall'utilizzo. Per le aziende il costo è di 2.500 euro all'iscrizione più un abbonamento di 1.000 euro l'anno. Per gli utenti, invece, il servizio è gratis. Il costo dei singoli viaggi viene concordato fra i componenti. Con l'app sul proprio smartphone ci si registra e alla fine di ciascun percorso si guadagnano punti sotto forma di foglioline, che, raggiunto un certo numero, possono essere convertite in buoni per l'acquisto di beni o servizi nelle zone di interesse. Ti dice hai raggiunto la tua destinazione, mm. sei sicuro. Ok. Adesso lui emette il certificato. Il guidatore che generalmente raggiunge il lavoro in auto da solo si sobbarca a tutti i costi, dal carburante al pedaggio al parcheggio. Eh, caricando uno, due, tre passeggeri va a dimezzare il costo, a diminuirlo fino a risparmiare il 75%. Al momento la regione che ha risposto meglio a questo nuovo servizio è la Toscana, con un picco di utenti nella città di Lucca.